Parigi-Dakar era l'avventura assoluta, un ride lungo 20 giorni, anche 800 km al giorno, seguendo le indicazioni del roadbook, le pietraie dell'Algeria, le grandi dune del Sahara e poi il terreno duro e piatto del Tenere, dove i prototipi bicilindrici, come la Cagiva, superavano i 180 all'ora con 70 litri di carburante a bordo. Una guida dura e tecnica, rischi enormi e poi la difficilissima navigazione con il solo aiuto della bussola. A cavallo degli anni 80 e 90 nulla esisteva di così grande e affascinante. Si partiva a Capodanno. Dai 182 equipaggi della prima edizione si arrivò a 600, 180 soltanto le moto. Una carovana di quasi 2000 persone tra piloti, meccanici, commissari, giornalisti, fotografi e tecnici. La Parigi-Dakar era l'evento motoristico più importante dell'anno. E quei piloti sono rimasti leggendari: Auriol, Neveu, Peter Ancel, Rayet, tra gli italiani Orioli, Picco, De Petri, Terruzzi, tanti altri. E Dainese era già con loro, protagonista assoluto anche tra le dune del Sahara. Protagonista nella protezione, certo, e nell'evoluzione dell'equipaggiamento. È proprio al mito della Parigi-Dakar, al profumo del deserto, che la nuova collezione Dunes oggi si ispira. Alla storia di quei piloti e alle esperienze che Dainese ha raccolto in tanti anni di impegno africano. Con Eddie Orioli, che ha vinto 4 edizioni del rally, e con i suoi compagni di avventura sono nate soluzioni tecniche che hanno fatto scuola e che rivivono nella nuova collezione Dunes della linea Dainese 72. Nel disegno, nei materiali, nelle asimmetrie, nei colori, nelle grafiche, soprattutto nelle emozioni, come ci racconta Renato Montagnier, che del progetto è il direttore artistico. Renato Montagnier, ciao Renato, ciao. È il direttore artistico di Dainese, è sotto la sua supervisione che il Centro Stile Dainese ha creato Linea 72 nel 2017. Esatto. È una linea che racconta tante cose, ma soprattutto una storia che qui dietro in questo muro parte dalla fondazione dell'azienda 1972 e che poi è ricca di capitoli, di storie incredibili. Allora, Linea 72, Dainese 72, oggi diventa Dunes, è un nuovo capitolo di questa storia. Renato, tu in che modo hai vissuto questo mito della Parigi-Dakar che alla fine degli anni 80 era diventata clamorosamente affascinante per tutti? Assolutamente. Devo dire in maniera un po' glamour, perché io l'ho vissuto un paio di volte però a Parigi. C'era la partenza da Trocadéro. A Trocadéro. Ed era l'ultimo dell'anno e quindi era molto alternativo, diciamo, e devo dire che questo paesaggio, no, di macchine, di moto, di eroi che partivano dalla città al freddo, al gelo di Parigi, che a dicembre è terribile, e che poi andava a scoprire questo deserto. Devo dire, era veramente un evento sportivo di dimensioni inimmaginabili ad oggi. Certamente, pieno di avventura e questa che è la giacca di Dunes. Dunes è una collezione che comprende diversi articoli, poi ne parleremo, ma questa è forse la giacca più iconica perché ha delle soluzioni che allora avevano una loro funzione e poi naturalmente ha una grafica di cui vorrei che ci parlassi. Ma per esempio i tessuti, i materiali, questa giacca in che cosa si caratterizza? Partiamo da dietro? Sì, partiamo da dietro. Allora, l'obiettivo era quello di non avere uno sguardo nostalgico, ma di avere uno sguardo di ispirazione, però aggiornato con i tempi. Quindi tutti i materiali, al contrario dei materiali utilizzati nell'originale Dakar, che erano un po' improvvisati, diciamo, sono altamente tecnologici. Come questa schiena, che non è una semplice rete, ma è un tessuto jacquard di derivazione automobilistica, che quindi ha una grossa resistenza all'abrasione, però ha una mappatura, quindi per permettere la traspirazione in maniera molto efficace. Poi il tascone. Il tascone e tutti gli elementi, quindi sono ripropongono le proporzioni. Noi volevamo riproporre quelli che sono i simboli di questa, certo, di questa Dakar.
ad esempio questo taglio asimmetrico che questo, uno sì. Esatto, immagina abbia sia nato da studi ingegneristici, era solo per la necessità di avere il numero che era quadrato molto grande, era grande. E quindi si posizionava. Però oggi è stato aggiornato e quindi questa ha anche la funzione di essere una tasca dove magari metti il tuo telefono, il navigatore o comunque tutti gli altri strumenti. E dicevi, il linguaggio anche estetico, no? Era una vera avventura, no? E anche la copertura degli sponsor era un po' naif. Diciamo, naif, assolutamente. Quindi era comunque pop, no? Quello che poi la pop art ha portato a un livello più alto. E abbiamo cercato quindi anche di reinterpretare quello stile, no? Dove gli sponsor, che comunque non erano main sponsor, riempivano quasi in una maniera da puzzle tutti gli elementi. E abbiamo voluto lavorare con un amico di Dainese, che aveva già lavorato su una tuta, la tuta Tattoo, non so se ricordi, e che è un ragazzo australiano di Sydney che lavora molto appunto nel discorso della grafica e ha voluto reinterpretare tutti questi simboli con un immaginario, quindi, no, di sponsor o di club che non esistono, però a mio avviso creando, riproponendo quell'atmosfera che è l'obiettivo di Dainese 72. Sì. Atmosfere, persone, luoghi. Certo, perché insomma si rivolge a motociclisti che non cercano necessariamente la performance, è un po' tutto Dainese 72 ha questo linguaggio, ma piuttosto gente che ama la moto, ma che la vive in una dimensione a 360 gradi, che poi si sposta, viaggia, cammina, conosce, esplora e qui c'è un mito e la possibilità di allargare un po' i propri orizzonti, restando fedeli alla tradizione, ma con la tecnologia a portata di mano. Certo, erano i ride, no? Era la scoperta. E quale modo migliore per non scoprire luoghi, incontrare persone? Certo, utilizzando la moto, però non come obiettivo primario di macinare chilometri, ma di rivivere delle emozioni. Qui ho preso una giacca in pelle, tu prima mi dicevi è un blu molto speciale. Sì, assolutamente. Di nuovo, l'idea non è quella di riprodurre in maniera fedele, ma di raccogliere l'anima, no? I momenti di certe situazioni. In particolare, questo blu è stato ricavato dalle giacche originali, no? Mi sembra di Orioli, e non era così. Era il blu dell'Honda, che però dopo ore, giorni sotto il sole e la sabbia si è trasformato in qualcosa che è il blu della Dakar, è il blu della Dakar di questi piloti, e quindi anche qui è un modo per trasmettere un certo tipo di emozioni, di sensazioni, e devo dire che alla fine il risultato è un colore nuovo, originale, accoppiato anche all'utilizzo di una pelle tecnica, perché tutti questi capi comunque certo. Sono dotati di protezioni removibili, quindi lo standard della sicurezza c'è, non stiamo parlando di moda, stiamo parlando di prodotti tecnici, certo. Però con un'attenzione e quindi anche la mano di questa pelle che in origine veniva bottalata dalla sabbia e dalle ore sotto il sole, e qui già nel primo utilizzo è molto morbida, è molto vissuta e molto opaca. Tasche, polsini, sì, ci sono polsini, tanti piccoli dettagli che... Assolutamente, anche la nuova tecnologia per produrre i polsini, quindi dei filati comunque tecnici, smacchinati, la continua ricerca di colori e di nuovo, no? Spesso la gente va a cercare colori, sapori, odori, no? E nella Dakar ce n'erano... Questo rosso è un ecco, altro esempio. Questo rosso. Questo era il rosso che stava insieme al blu e a maggior ragione si è ancora più trasformato durante tutto il percorso. Però anche qui la mano e il tipo di prodotto può raccontare a un pubblico femminile che nel resto della collezione è guidato alla scelta di capi tecnici con delle performance, e in questa parte di progetto in Dainese 62 viene più invogliato e attirato attraverso il comfort, il fit e tutta una serie di elementi che ovviamente sono ispirati alla Parigi-Dakar, ma che potrebbero avere un utilizzo urbano quotidiano. Perché uno poi dalla moto scende, esatto, e gli piace scoprire il mondo che lo circonda. Esatto, esatto. E questo è questo Dainese 72. Le storie si vivono attraverso la moto, ma
nei luoghi, con le persone. Renato, e questo è un gilet che fa parte della collezione Dunes e che è straordinariamente fedele a quello che si portavano appresso, anzi era uno strumento di lavoro dei fotografi. Assolutamente, di nuovo parliamo di sensazioni, immagini e chi più dei fotografi che hanno vissuto momenti al di là della gara, no? Momenti proprio... E ce li hanno fatti vivere. Incredibili, e non lavoravano in digitale. Perché molti dei fotografi, diciamo, ad oggi lavorano in digitale, quindi con delle semplificazioni da un certo punto di vista. Questo diventava proprio un'armatura per tutte le pellicole, per tutti i rullini. E di nuovo, questo è un altro elemento iconico, ma oggi può essere utilizzato comunque nell'attività outdoor, quindi nel scoprire spazi attraverso la moto. Qui ti faccio, beh, tu lo sai, ma faccio vedere ai nostri lettori che il tascone posteriore, peraltro c'è anche sulla giacca, allora serviva per cacciare dentro tutti i rullini scattati, esatto. Perché poi venivano raccolti nell'arco della settimana, poi spediti in aereo con i piloti feriti, perché è brutto da dire, ma alla fine per rimpatriare i rullini bisognava farlo attraverso gli aerei, esatto, che riportavano. C'è il drone di UPS che te lo veniva, esatto, a prendere. Delle storie bellissime. Una domanda voglio farti, la collezione non sarà arricchita, cioè ogni collezione della Dainese 72 è una storia, è un capitolo a sé stante, quindi la collezione c'è oggi, dopo si passerà a un'altra storia magari. Parliamo di storie, sono 45 anni che Dainese diciamo, racconta e vive attraverso i motociclisti diverse storie. Come dici, ogni anno un episodio. Abbiamo cominciato con gli archetipi, quindi con i giubbotti in pelle, c'era Paso, Giacomo Agostini. Quest'anno la Parigi-Dakar. Il prossimo anno, chissà, state online, diciamo, stay tuned, come dicono gli americani. Renato, qui ci siamo trasferiti, vediamo un po' di collezione, e qui c'è della grafica, che è, sì, un concetto diverso da quello che abbiamo visto finora. Assolutamente. Molto spesso la grafica è grafica di performance, no? Linee di velocità, linee da supereroe. In questo caso, e nella Parigi-Dakar di quegli anni, comunque la grafica era molto basica, molto semplice, le strisce, le bande, c'erano o gli sponsor che riempivano come un puzzle, oppure queste linee, e in particolare questa di nuovo è una rivisitazione di una grafica originale che aveva i colori rosso e blu e che qui abbiamo portato con un tono più legato alla terra. E poi c'è il colore propriamente detto. Qui per esempio c'è lo stesso blu che abbiamo visto. Ma Nico, qui è veramente una grande performance, perché noi abbiamo lavorato su questo blu, il blu bruciato dal sole, e siamo riusciti a riprodurre in un tessuto tecnico, ovviamente certificato, bielastico, la stessa tonalità della pelle. E non è cosa semplice lavorare con i tessuti tecnici e avere questo tipo di affinità di colore. Questa è anche una scelta per dare a una collezione molto piccola come numeri, però la possibilità di mixare e di mettere insieme più capi per costruire un look unico. E qui parliamo con piumino e tessuti antivento della praticità di capi che diventano diversi. Vedo che tu torni sulla parte più tecnica, sei attirato. E infatti questo tre pezzi diventa a tutti gli effetti un capo molto performante. Quindi qui abbiamo la giacca areata che però insieme al piumino termico e al guscio antivento diventa a tutti gli effetti un capo anche per chi appassionato vuole cominciare a fare molta più strada e quindi affrontare delle situazioni che possono cambiare durante l'arco della giornata. Diciamo, vogliamo far conoscere un certo tipo di storia, un certo tipo di emozioni, ma poi, come sai bene te, sappiamo benissimo che non riusciranno più a fare meno e sicuramente andranno a cercare nel resto della collezione Dainese i capi che sono stati studiati specificatamente per i raid o comunque per l'adventure di lunga durata. È un po' qui il segreto, si parte con Dainese 72 in tutti i suoi capitoli, nelle sue storie, per innamorarsi della moto e poi andare oltre, insomma. Certo, perché sappiamo che la moto comunque è un punto di arrivo, in alcuni casi è stato il punto di partenza, ma qui il bello della storia è comunque siamo convinti che si possono veramente attirare delle persone con queste storie, con questi personaggi e con questi luoghi, perché sono comunque dei luoghi pieni di fascino. Renato, grazie. Nico, piacere.